Siamo a Lecce per il primo incontro interdisciplinare salentino di medicina respiratoria. Tra le tante relazioni anche quelle di ricercatori italiani, in particolare del dottor Prisco Pisciteli, che lavora presso l'Istituto Scientifico Biomedico Euromediterraneo. Quindi ci è sembrata un'occasione interessante per conoscere più da vicino questo centro di ricerca, per capire un po' meglio che cosa fanno. Senta, dottor Pisciteli, che cos'è l'ISBEM innanzitutto? Chi siete esattamente? E siamo un istituto di ricerca dell'Italia meridionale che ha come mission, in qualità di istituto no profit, compartecipato da enti pubblici quali ASL, università italiane ed europee, di fare in modo che non proprio tutti i giovani talenti dell'Italia meridionale vadano via e che quindi si resti sul territorio a produrre ricerca, innovazione e quindi innalzare la qualità dell'assistenza sanitaria e dell'innovazione sul territorio. Dove si trova esattamente l'ISBEM? L'ISBEM ha la sua sede storica a Brindisi, ma cresce come istituto di ricerca pugliese, con le nuove sedi a Lecce, Galatina e presto a Taranto, e con contatti di collaborazione importanti anche con San Giovanni Rotondo, e cresce come istituto di ricerca dell'Italia meridionale con l'apertura un anno fa della sede di Napoli e l'avviamento di progetti importanti anche in Campania. Di cosa vi occupate esattamente, dottor Pisciteli? Le nostre tematiche principali storiche sono quelle del cardiovascolare e dell'osteoarticolare. Quindi le nostre ricerche sulla epidemiologia dell'osteoporosi e dell'infarto miocardico acuto, degli ictus cerebrali, screening per questo tipo di patologie. Abbiamo un registro europeo oggi, EMEROS, registro euromediterraneo dell'osteoporosi, e di ambiente e salute, in particolare di prevenzione oncologica. Ecco, proprio sull'osteoporosi avete pubblicato di recente uno studio molto interessante sulle fratture da fragilità. Di cosa si tratta esattamente? Sì, a dimostrazione che anche dalla periferia d'Italia si può essere, tra virgolette, motori di ricerca. Nella Summer School 2013, che organizziamo ogni anno, statistica, epidemiologia e farmacoeconomia per studi clinici, in collaborazione con gli inviati del gruppo del professor Tarantino di Tor Vergata, abbiamo messo su questo studio in cui abbiamo fatto una scoperta epidemiologica con importanti risvolti clinici, che per la prima volta si documenta un trend di riduzione stabile delle fratture femorali in un sottogruppo specifico, le donne tra i 65 e i 74 anni di età, che guarda caso sono quelle più interessate dalla prevenzione primaria e secondaria dell'osteoporosi che si è fatta in questi anni, quindi non abbiamo perso tempo. C'è una spiegazione di questo fenomeno? Sono i farmaci, sono, diciamo così, i migliori stili di vita che vengono adottati, una prevenzione più accurata? Cosa può spiegare questo fatto, che è chiaramente positivo? Positivo e interessante, perché in un contesto in cui le fratture di femore aumentano in tutte le classi di età, sia negli uomini che nelle donne, senza un intervento attivo è inspiegabile che con un trend stabile che inizia nel 2004 e che porta oggi il numero di fratture di femore nelle donne tra 65 e 74 anni a livelli pari a quelli del 2000, non è spiegabile. Si spiega con quel che è stato fatto dal 2000 ad oggi per il sensibilizzare le donne ad assumere più calcio con l'alimentazione, le supplementazioni di vitamina D, la prevenzione attiva che riguarda l'attività fisica, la prevenzione secondaria farmacologica, sebbene inficiata da problemi di compliance.